Salve a tutti ragazzi! In questo video guardiamo come tatuarsi con i nostri dispositivi smartphone. Sì, perché con un'applicazione, secondo me fighissima, possiamo simulare un tatuaggio sulla nostra pelle. Questa applicazione è disponibile sia per iOS che per Android. Nel mio caso lo guarderemo con iOS, che sfrutta la tecnologia ARKit, cioè la realtà aumentata di Apple. Quindi con iOS sfruttiamo questa tecnologia. Ma adesso guardiamo da vicino come funziona questa applicazione fighissima. Per chi ha intenzione di farsi un tatuaggio e vuole prima simulare come sta o meno il tatuaggio, o per chi solo vuole divertirsi a simularsi un tatuaggio. Non perdiamo tempo e guardiamo da vicino come tatuarsi con uno smartphone. Per prima cosa dobbiamo andare a scaricare l'applicazione Incanter. L'applicazione è disponibile sia nella versione gratuita o la versione Pro, che sarebbe la versione a pagamento. Ovviamente la versione Pro ha delle cose in più, quindi io la preferisco, anche perché costa poco più di un euro. La scarichiamo ovviamente dal nostro App Store o dal nostro Google Play Store. Andiamo a fare partire l'applicazione una volta che l'abbiamo installata. Ok, l'applicazione è questa. Qua troviamo una libreria con tutti i contenuti di tatuaggi disponibili, ok? Ce n'è una vastità enorme. Qua abbiamo una ricerca, quindi possiamo selezionare una parola e cercare solo quell'argomento, tipo non so se io scrivo drago, ovviamente mi troverà solo immagini col drago. La stessa cosa se vado a scriverne un'altra, se io scrivo animal mi troverà solo animali, ok? Quindi da qua, una volta che noi abbiamo selezionato ho trovato un tatuaggio simile a quello che ci interessa, perché ovviamente non lo potete trovare identico a quello che volete, però magari simile, o tanto per avere un'idea di come starà sulla vostra pelle quel tatuaggio, cosa fate? Lo andate a selezionare. Adesso magari, che ne so, proviamo a fare un drago. Ok, ma supponiamo che io voglia fare questo drago. Qua lo possiamo andare a ritagliare o meno, selezionando qua così, vabbè io lo lascio così tanto non è già giusto, ok, qua lo seleziono, ok, adesso si apre in automatico la fotocamera. Allora, a questo punto avete due possibilità, o quella di disegnarvi, vedete queste righe qua sopra, ve le andate a disegnare sul braccio con un pennarello, per esempio, adesso andiamo a farlo. Se io qua mi disegno queste righe così come, ok, poi vado a posizionare il telefono sulle righe, ecco, vedete che lui in automatico rileva le righe e mi posiziona il tatuaggio, ovviamente, ok, una volta che l'ha posizionato, che vedete che poi le righe lui le cancella, quindi non si vedono più le righe con il tatuaggio, va a cancellarle da solo. Fotografiamo, ok, a questo punto abbiamo il tatuaggio sul nostro braccio. Ovviamente io l'esempio ve lo faccio sul braccio perché sono da solo, però potete farlo in qualsiasi parte del corpo se avete qualcuno che vi aiuta con il cellulare. A questo punto possiamo andare a ingrandire o rimpicciolire il nostro tatuaggio, a girarlo, a spostarlo, e qua abbiamo una serie di filtri che possiamo andare a selezionare e modificare. Questo lo fa molto più sbiadito. Poi abbiamo questo che fa un effetto, secondo me, di quei tatuaggi che l'inchiostro è molto penetrato nella pelle, ok? Quindi abbiamo una serie di filtri che poi vi divertite voi ad adoperare. Quindi avete visto che potete ingrandirlo, spostarlo, ruotarlo, e come vedete i segni che ho fatto io con il pennarello qua non ci sono più, cioè lui in automatico li ha tolti, quindi l'effetto è bellissimo. L'altra opzione che avete a disposizione invece è, selezionando qua AR, non c'è bisogno di avere le strisce, nel senso che potete fare comunque il tatuaggio dove volete, ovviamente adesso però le righe non me le cancella, quindi facciamolo qua più avanti. Ok, se io qua vado a fare un tatuaggio qua, vedi, sposto io dove lo voglio, non rileva lui le strisce, quindi vado a fotografare e qua abbiamo la stessa identica cosa di prima. Cioè possiamo ingrandirlo, ruotarlo e tutti i vari effetti che avevamo a disposizione come prima. Un'altra cosa secondo me molto interessante di questa applicazione è il fatto che possiamo tatuarci anche delle immagini di foto che abbiamo noi. Cioè se io vado a selezionare qua foto,
Ok, vedete, se io vado qua a selezionare, seleziono la foto che voglio. Nel mio caso avevo già selezionato, vedete, vado in My Tattoo, questa mela che non c'è nell'elenco che ci mette a disposizione l'applicazione, ma è una foto che ho messo io nella mia galleria. Quindi una foto in PNG, quindi non ha lo sfondo, ovviamente, perché sennò con lo sfondo diventa un casino. Seleziono la mela, guarda, premo qua in basso, ok, e vedete come la mela che io ho nella mia galleria me la posso andare a tatuare. Quindi se io adesso schiaccio qua, poi faccio save, salvo la foto, ok, adesso la foto è salvata. Quindi se io adesso esco e vado in My Photo, vedete che ho la foto quella con il draghetto e la foto con la mela. A questo punto, queste foto che io ho salvato adesso nell'applicazione, le posso salvare anche nella mia galleria per poi condividerle o stamparle o farne quello che voglio. Quindi se io clicco sopra la foto, poi vado a schiacciare la condivisione, WhatsApp, Message, tutto quello che vogliamo, posso stampare direttamente da qua o fare Save Image e quindi lo vado a salvare direttamente nella mia galleria e ce l'ho sempre disponibile tra le mie foto. Un'altra funzione, secondo me, interessante e divertente, sempre se vado in My Tattoo, posso sì aggiungere, vedete qua dove vi ho fatto vedere prima con Add Your Tattoo, le immagini che voglio aggiungere che non sono disponibili nella galleria che ci mette a disposizione l'applicazione. Ma qua posso anche scrivere un testo da tatuarmi, cioè se io vado a cliccare qua, ok, scrivo un testo, che ne so, scriviamo Andrea, ok, dopodiché qua posso scegliere il tipo di carattere, ok, posso scegliere tra una marea di caratteri. Una volta che l'ho selezionato, ok, vado a selezionarlo qua, facciamo così. Adesso vedete che se io vado qua, lui adesso me l'ha tatuato, ok, quindi adesso io ho l'immagine, la posso come sempre ingrandire, ruotare, metterci filtri, cioè tutto quello che vogliamo, quindi renderlo più reale possibile. Poi facciamo salva, lui adesso l'ha salvato all'interno dell'applicazione, poi da qua possiamo fare salva, save image e quindi abbiamo salvato l'immagine. Adesso sarà disponibile nella nostra galleria. Ok ragazzi, spero che l'applicazione che vi ho fatto vedere vi sia piaciuta, secondo me è fighissima, per chi vuole farsi un tatuaggio sicuramente aiuta ad avere un'idea di come sarà il tatuaggio, di come sarà il risultato finale del tatuaggio. Avete visto comunque che avete un sacco di possibilità di prendere immagini vostre, di scrivere parole o di usare una libreria infinita che vi dà l'applicazione. Potete correggerla con filtri o farlo diventare come vi pare, grande, piccolo, storto, come ci avete voglia. Anche per chi non ha intenzione di farsi un tatuaggio ma vuole solo divertirsi e vuole fingere un tatuaggio in qualsiasi parte del corpo, lo può fare. Quindi ragazzi, come al solito, lasciate un grosso pollice su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi anche su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!